Eccoci, bentornati su Go Games, siamo su Zelda Tears of the Kingdom e in questo video andremo a vedere come battere facilmente il Re Griok, che è il Griok che ha le tre teste dei tre elementi, quindi fulmine, fuoco e ghiaccio. Necessariamente dobbiamo fare una preparazione prima. Per prima cosa dobbiamo prepararci dei piatti che ci vanno ad aumentare la potenza di attacco. Lo facciamo con 5 banane lame. Se non sapete dove trovarle, le trovate molto facilmente su quest'isolotto qui, spiaggia di Torombo. Ci sarà una quest da fare molto molto semplice e lì andando in giro le trovate praticamente senza problemi. Ci sono praticamente solo quelli come frutti su quell'isola. Ovviamente si trovano anche da altre parti, ma lì ne ho visti di più. Se voi conoscete qualche altro punto carico di banallarmi, scrivetelo nei commenti e condividetelo con tutti. Dopodiché dovremo crearci un set che ci dia la possibilità di aumentare la nostra potenza di attacco, e sul canale trovate una build con questo set qui, con il set Lumisera, che è il set più facile da reperire perché si acquista spendendo solo 2400 rupie. Comunque sul canale trovate il video della build, sia per quanto riguarda il reperimento di questo set, trovate anche il video che vi fa reperire quest'arma qui, che è la scimitarra dei tesori, che è veramente bellissima e fortissima. La andiamo a fondere con la mandibola di Moldenottera, e nello stesso video trovate come trovare la mandibola di Moldenottera, quindi come batterla facilmente. E poi ci servirà uno scudo con diciamo fuso col compositor un missile, un congegno Zonao a forma di missile, per cui questo fatelo, io ne ho fatti 5 per sicurezza nel caso dovessi sbagliare durante la fight, perché potrei fare degli errori, ma voi come preferite voi, ve ne basta anche uno, però insomma farne qualcuno in più alla fine ci costa poco e non dobbiamo fare avanti e indietro, eventualmente non rimaniamo in braghe di tela, diciamo. Questa fight si può affrontare sia con questo set che ci va ad aumentare la potenza di attacco con le armi che hanno un osso con compositor, oppure la possiamo affrontare con un altro set, con il set che ci aumenta la potenza d'attacco, che può essere il set Furia Divina, può essere il set da Barbaro, che è questo qui, può essere il set dello spettro, che è questo. Sul canale trovate tutti i set che vedete in questo momento, come reperirli, trovate tutto, c'è la playlist delle guide di Zelda. Oppure potete anche utilizzare la tunica dell'eroe del tempo upgradata, che vi aumenterà anche questo l'attacco, il set del risveglio, che anche questo upgradato vi aumenterà la potenza di attacco. Insomma, avete libera scelta, e al posto di andare ad utilizzare un'arma con un osso infuso, andremo ad utilizzare un'arma, quindi sempre la scimitarra, ma a cui avremmo fuso la lama dell'Ainel d'argento. Quindi qui vedete voi come preferite, quale dei due set preferite fate. Dopodiché ci servirà per tutti e due i set, indistintamente, un arco bestiale divino, che è l'arco che droppa il Ainel. Anche qui sul canale trovate il video su come battere facilmente il Ainel d'argento. Andrà upgradato, e nello stesso video vi farò vedere come upgradarli velocemente per avere una raffica non da 3, come è così l'originale, ma da 5. Per cui anche questo fatelo, io ne ho fatti 3 nel caso sempre sbagliassi durante la fight e si dovesse rompere, per cui ne ho 3 già pronti con la raffica 5. Andrà benissimo anche con la raffica 3, andrà benissimo anche con un arco normale. Va da sé che se portiamo la raffica 5 facciamo più danni, perché spareremo 5 frecce con un elemento attaccato e quindi andremo a quintuplicare il danno di base. L'elemento che andremo ad attaccare a queste frecce sono, nel caso della build osso, andremo ad attaccargli il costato di Ghibdo, che va ad aumentare la potenza d'attacco a 40, quindi 40 moltiplicato per 5, e andiamo a fare con una freccia il danno quintuplicato.
Oppure nel caso dell'altro set, quindi del set o divino o da spettro o quello che vi pare a voi, andremo ad utilizzare la cuspide ancestrale che andrà a aumentare il potere della nostra freccia di 50 e dopo ovviamente dovremo fare 50 per 5 perché se andiamo a utilizzare appunto la raffica delle 5 frecce aumenteremo il danno, lo moltiplicheremo di 5 volte. Oppure nell'eventualità non abbiate ancora la cuspide ancestrale, ci potrete andare ad attaccare qualsiasi cosa voi vogliate che vi faccia più danno. Tra questi, quindi se avete il corno fino di Lynel, usate questo, farmatelo prima o duplicatelo come volete voi. Sul canale trovate tutto anche per la duplicazione, per le diverse versioni del gioco che avete, quindi 1.1, 1.1, 1.1.1.2, insomma sul canale c'è tutto, non preoccupatevi, trovate tutto. Per cui appiccicate qualcosa alle frecce. Che non sia addosso, appunto, o anche il costato di Ghibdo va bene lo stesso, non è un problema. Diciamo che con la cuspide ancestrale andiamo a fare tanto tanto danno. Detto ciò, volendo con la build osso, potete anche utilizzare il set dello spirito del male. Anche questo andrà ad aumentare il danno con le armi che hanno di base un osso, a cui andremo a collegare appunto un osso, per cui frecce e armi, ma è un pochino più difficile da reperire rispetto a questo che vi ho detto prima, a Lumisera, perché comunque andranno fatti tre labirinti. Se volete reperirlo sul canale, anche qui trovate il video di ogni singolo pezzo per andare a completare il set. Vedete un po' voi. Dopo questo dovremmo andarci a farmare un pochino di frecce, quindi le acquistiamo. Sul canale trovate il video anche per acquistare le frecce spendendo poco e appunto arrivare a una cifra alta come la vedete in questo momento. Poi dovremmo andare a costruirci un qualcosa che ci porti dal nostro Re Griok, per cui ci andiamo a fare la vespetta, che è la cosa più economica di tutte. Se non sapete come fare, anche qui sul canale trovate il video senza nessun problema, anche lì è dentro la playlist. Con questo mezzo vi muovete praticamente dovunque, facilmente, anche nel sottosuolo, per andare a illuminare tutte le radici che ci sono, anche su nel cielo e anche ad Hyrule. È il mezzo più economico e veloce per spostarsi. Detto ciò, me la sposto di qua. Vi faccio rivedere la mappa. Noi ci troviamo in questo punto qui al sacrario di Mayume Kisa, che è proprio vicino al Tempio del Vento, dove andiamo a fare la quest principale relativa al Borgo dei Rito, quindi dove andiamo a sbloccare il companion Tulin, il saggio Tulin, che ci darà una mano durante la nostra avventura. Nel caso non ce l'abbiate sbloccato, andrà bene qualsiasi santuario voi abbiate, andrà bene anche da Hyrule, non c'è problema. Mettete una puntina qui e con la vespetta anche da qui sotto partite e arrivate piano piano su qui in questo punto. Io ve lo farò vedere da questo punto perché è il punto che ho più vicino al momento. Per cui vi faccio vedere il percorso, ovviamente velocizzato per perdere meno tempo possibile, e vi farò vedere la fight. Ve la faccio vedere in un primo momento con la build osso e in un secondo momento ricaricherò la partita e ve la farò vedere con l'altro set per farvi vedere comunque la differenza di danno in maniera tale che voi possiate scegliere quale delle due, dei due set. Scegliere insomma quale preferite voi e quale è più semplice per voi da reperire. Detto ciò, ci vediamo nei pressi di Re Gliok, quel maledetto.
arrivati ci cambiamo il set, e anche se prendiamo un po' di freddo, chi se ne frega. Ci avviciniamo, poi tiriamo fuori l'arco e usiamo il costato di Ghibdo. Ovviamente possiamo anche andare a mangiare la frutta cotta per aumentare l'attacco. Possiamo continuare a colpirlo. Ecco, adesso io non mi sono regolata con la stamina, voi fate attenzione, dopo farò meglio. E così lo abbiamo arato praticamente in 2 secondi con questa build qui. Ora vi faccio vedere come farlo con l'altra build. Eccoci qui. Soppetto, attenzione. Poi ci mettiamo un altro set. Io adesso metto, che so, questo della furia divina, tanto alla fine non cambia. Poi ci mangiamo un pasto per aumentare l'attacco. Freccia, e utilizzerò la cuspide ancestrale. Ora posso anche provare a mettere un altro set che aumenti l'attacco, tipo questo qui di Ocarina of Time, e vediamo le differenze tirando le frecce. Devo controllare però la resistenza, a differenza di prima, giugno, che sennò si crea del panico. Come potete vedere, più o meno il danno è questo. E ora vi faccio vedere a che cosa serve il missile. Ora io mi metto la lama Lionel d'argento e vi faccio vedere che più o meno fa danno. Siamo lì, lo faccio tornare su, forse facciamo più danno con l'altra. Il fulmine, tacci tua. No, il fulmine, scusate, il missile serve a questo, a spararci su nel caso noi cadiamo giù, e ricominciare a bersagliarlo con le frecce. Ora non ci arriviamo bene perché siamo un po' lontani, ma alla fine lo abbiamo arato anche così. Quindi per questo serve il fulmine, nel caso non riusciate a ucciderlo subito. Il fulmine, a ridargliela, e il missile, non ci fate caso la vecchiaia. E così ariamo molto molto velocemente il re dei Griok. Non è difficilissimo, si possono usare comunque diverse strategie, e la cosa importante è andare ad applicare un qualcosa all'arma che ci faccia fare più danno. Mi metto qualcosa per il freddo, perché se no qua ci rimaniamo secchi. Eccoci qui. E non è difficilissimo appunto da battere. Per cui, giovani, per questo video è tutto. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate, se voi avete anche qualche altra alternativa. Grazie mille e alla prossima.